Questo luogo mi è familiare. Tempo fa avevo fatto un video dove vi facevo vedere la talaria anche dopo un anno di utilizzo e maltrattandola, non curandola come faccio io. No. Andava ancora. In realtà dopo un secondo anno di utilizzo diciamo che inizia a essere un po' martoriata la povera ragazzina. Lasciando stare che Ivo fa i miracoli sulle talaria, ma fino a un certo punto, giusto? Esatto. Invece c'è il buon Ale di Talaria, che invece fa i miracoli veri. Mi ha inviato un po' di pezzettini nuovi. Qua dentro c'è anche un'altra cosa, nuova centralina. E già comunque io non avevo sulla centralina originale, avevo già sulla Keio. Soprattutto il pezzo finalmente figo che è arrivato per le talaria, finalmente sono diventati i freni da moto. Questo schifo di freni che escono originali sulle talarione. Peggio dei freni da bici. Esatto. Più altro che sono freni da bici montati su una moto praticamente. Il buon Ivo mi ha detto: "Giovolo, il 9 agosto a venire qua al fresco, che ho una voglia matta di montarti tutta la moto." Questo era il vecchio controller, tutto bello cagato. E questo invece è il nuovo controller, Nucular PF24. Perché noi, piuttosto che pulire la moto, prendiamo i pezzi nuovi. La vecchia che io aveva il problema che quando acceleravi devi il gas aveva un ritardo e quindi dovevo accelerare per una frazione di secondo. E vi dico, quando andavi piano non lo sentivi, quando andavi forte non era una bella sensazione. Questa nuova centralina quel problema non ce l'ha, funziona bene perché Ivo l'ha già testata, quindi la montiamo. Siamo qui dalle 11, sono le 4 a modificare tutto. Ho fatto 4 ore di posa. Vedete, questi sono proprio freni da moto, sono molto più grossi, fatti dal buon Ale di Talaria. Di tutti lui li fa a mano, con la limetta. La pinza che figa con i loghi blu di Volar Sport. Centralina Nucular, che guardate tra l'altro la finitura della centralina, ragazzi, com'è molto più unita rispetto a quella di prima. Il tutto è comandato da questo schermo. Da qui si possono cambiare tutte le impostazioni varie di tutto. Il tasto di accensione, che è questo della moto, schiacciandolo più volte passo dalla mappa 1, 2 e 3 non cambia. E nei settaggi puoi salvarti delle mappe differenti. Ultimo upgrade, che è una stupidata però molto utile: abbiamo messo questo guida catena, che serve per non far scarrellare la catena, soprattutto quando c'è tanto fango. No, li abbiamo gestimente prestata nel frattempo, i ragazzi di Talaria ancora non gli hanno fornito quella bella potente, così anche lui può dare un po' di bel gas come con la mia. Ora ragazzi, senza prendere denunce, multe e quant'altro, regole, sì. Andiamo a provarla. Talaria pronta, 1, 2, 3, vai. Boom. Adesso spinge di brutto, madonna. Tutto? Minchia, guarda qua, tutta infennata. Tutto. Ma che roba, è fottuta sta roba. Andiamo a incastrare. Che secco. Così. È proprio cambiata la moto. Così, non so come si dice. Così, 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 così. Avere dei freni che vanno ti dà un'altra sicurezza. Ma poi avere gas che non ti dà ritardo, cazzo. E chiude. Sbagliato. No. Aspetta, rifaccio. Allora, devo dare tutto lì. Ma Dio! Ok. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Non ci credevo nemmeno io! Ah, che sudata! Ero molto più lento di te. C'è un sentiero, Ivo. Minchia, raga, d'estate tutta l'aria c'ha un grip che non avete idea. Tutta l'aria c'ha un grip che non avete idea. Occio, non si vede niente dove stiamo andando. Ami dappertutto, Sì, i rovi bastardi sulle dita. Che male. Rovi di merda. Oh no. Oh no, Ivo, dove mi hai portato? No. Welcome to Jurassic Park.
piano, che ci sono dei salti. Anche noi andiamo in bici. E adesso facciamo un trail. Queste, mamma mia, ma qui che spondine. Mamma mia, con fuori il piede. Oh, dove vai, Ivo? Stavo uscendo dal trail. Occio. Occio. No. No, bro, bro. Alla cieca. No. Mamma mia, ma... Urco, zio. È cambiata totalmente la moto così, eh. Dai, facciamo. Il jump. Oh, era appeso. Sì, ma va bene, va bene. Va bene lo stesso. Si passa motore in rilascio, tipo bici. È vietato sgommare. Yo, figata. Bella cazzo, no? Bello, divertente. Vai, piano piano. A few moments later. Non accelera più, non so perché. Come non accelera più? Guarda. O è andata in protezione. Se no a spegnerla riaccende. Esatto, vediamo. Sì, adesso va. Ah no, non va. No, uguale. Vabbè, ma vedi, senza di me mi sa che va. Sì, guarda, senza di me va. Non so perché. Con me su non va. Perché? Aspetta che provo a spegnerla un secondo. Vediamo un'altra mappa. Cioè va, ma è come se fosse mega molta meno la potenza. Scusa, fai vedere la batteria. 78. Raga, c'avevo la moto che adesso davo gas. Non è che non andava più per, cioè non dava più acceleratore. Cioè sentiva che andava avanti. Però davo full gas e andava poco poco. Hai cotta, l'hai fatto. Quando siamo andati su, tocco la centralina, raga. La centralina che puoi metterci su un hamburger e cuocerlo, praticamente. E probabilmente magari è solo perché si è surriscaldato un attimo. Già, raga. Sono 35 gradi, è vero. E non hanno raffreddamento liquido, sono raffreddate, esatto, ad aria. Quindi se non vai forte, tu gli chiedi tanto. Quindi niente, potrebbe essere quello. Semplicemente che si è surriscaldata e per non riscaldarsi ulteriormente, chiaramente va in protezione. Vabbè, però capibile. Pip, pip, pip. Comunque raga, queste qua anche in bici sono peso ste discese. No, di qua in discesa vedete che ispira poco quella discesa, è tutta rotta così. Tre, due, uno. Bastardo, lo sono ancora di più, guardalo. Bastardo. T-Bone! Ah! Dentro non tiene niente! Ed è dentro ancora lui! Punta, lo sto puntando, lo porto fuori! Mamma mia! Bastardo, su un po' di più! Lo porta dentro! Gli chiude la porta! E prova tutto! No, no, va di più, bastardo, guardalo! Ah, bastardo! La tua va di più, infamello. La sua va di più perché, vedete, lui ha proprio il motore che io. Non ha il motore originale. Raga, abbiamo sudato per bene per questo giro. Ci siamo divertiti e abbiamo sudato soprattutto per mettere tutte ste mods. Data l'aria. L'aria viaggia. A sto giro siamo stati super chill. Non abbiamo fatto nessun problema. Neanche altre volte. Esatto, ma poi scusami. Non siamo in Italia. No. Niente ragazzi, mi raccomando, se avete una Talaria, io ve lo consiglio vivamente, fategli le modifiche. Dovete spendere ancora dei soldi, ma la moto cambia veramente tantissimo. Originale spacca, ma dopo un po' che l'ho usata originale sicuramente vorrete di più. Fate le modifiche perché ne vale la pena, perché la moto cambia notevolmente. In descrizione c'è sempre il link della Talaria, per cui avete anche lo sconto. E se avete bisogno di qualche pezzo che avete visto nel video, robe del genere, contattate direttamente Talaria Italia, che loro vi fanno avere tutto. Poi quando volete montarli rompete il cazzo a Ivo, che è l'unico meccanico ufficiale autorizzata in Italia di Talaria. È la meccanica ufficiale che fa la mossa all'ombrello.